guardiamo insieme uno per uno tutti gli impianti. Cominciamo dalla vasca olimpica, misura 50 metri per 25 ed ha 10 corsie. Di questi solamente 8 saranno usate per le finali. La profondità è variabile da 1,80 m a 2 metri. A poca distanza dai bordi sono stati sistemati numerosi impianti di docce. Le gradinate sono studiate in maniera da consentire una visibilità assoluta da ogni posto e possono essere sfollate in un tempo molto breve, dato il numero e la grandezza delle scale a sbalzo. Lo stadio del nuoto è attrezzato per le gare notturne. Il potenziale di illuminazione ha un'intensità di 400 lux sul piano della vasca. E l'incidenza della luce sul pelo dell'acqua è tale da non provocare il minimo fastidio agli atleti e al pubblico. In una zona posta a livello superiore rispetto a quella destinata alle gare olimpiche c'è la scuola di nuoto del centro di addestramento CONI. Dispone di una vasca per allievi di 12,50 m x 25 e di una vasca per principianti di 5 m x 12,50 m. E adesso ritorniamo ancora al complesso del Foritalico. Questa piscina non è nuova ma dispone di impianti moderni, già collaudati in numerose manifestazioni sportive. I suoi trampolini vanno dall'altezza di 1 a 3 a 5 a 10 metri. Più che per gli allenamenti veri e propri, questa vasca sarà utilizzata per sciogliere i muscoli pochi istanti prima delle gare. Qui gli atleti saranno chiamati all'appello e poi, attraverso un tunnel, potranno accedere direttamente allo stadio del nuoto. Questo è il tabellone dei risultati, o per meglio dire il quadro dei tempi, che serve per comunicare al pubblico i risultati delle gare di nuoto. Questo tabellone non è come gli altri, è unico al mondo ed è stato costruito e ideato apposta per questa piscina. È composto di circa 10.000 lampadine i cui contatti di accensione sono collegati a una telescrivente. Premendo i tasti della telescrivente si compongono sul tabellone i nomi degli atleti e i tempi ottenuti. Come vedete è un impianto molto complicato, con un'intricata rete di migliaia di relè. In questa piscina si alleneranno in prevalenza le squadre di pallanuoto. Mi pare quindi giusto che sia un pallanuotista a parlarvene e lo farà Fritz Dennerlein, che oltre ad essere una colonna della nostra squadra è un grande nuotatore, campione italiano e recordman europeo dei 100 e 200 farfalla. Avete visto lo stadio del nuoto? Bene, anche questa piscina è molto bella per attrezzatura e modernità. La vasca è identica a quella dello stadio, è lunga 50 metri e larga 25, ha 10 corsie che serviranno per i nuotatori durante gli allenamenti, ma soprattutto per alcune partite del torneo eliminatorio di pallanuoto. La profondità media del campo è di 1,80 m, il fondo è in maiolica azzurra chiara che permette un'ottima visibilità. Perciò sarà molto difficile commettere dei falli senza essere visti. L'ambiente esterno... Dante, tu che cosa ne pensi? Conoscete Dante? È il nostro portiere della nazionale. L'attrezzatura esterna comprende una tribuna che può contenere 1.200 spettatori,
che può essere estesa in periodo di Olimpiade in modo da contenerne 5.000. Al fondo della vasca abbiamo una palazzina che comprende gli spogliatoi e le docce con acqua calda e fredda, dei più razionali e moderni che io abbia visto. Altre attrezzature esterne che interessano più il pubblico che gli atleti sono il bar, le terrazze e i giardini fioriti ai lati. Siccome molte partite si svolgeranno di sera, la piscina è dotata di un impianto di illuminazione che consiste in 4 torri con 10 fari ognuno. Ma per quanto riguarda l'illuminazione è meglio che chiediamo il parere a Dante, che essendo portiere ci potrà spiegare meglio. Il portiere è il giocatore che forse più risente di falsi riflessi di luce nella piscina. Io, avendo giocato in questa piscina già di notte, posso dire che falsi riflessi non esistono. L'illuminazione è perfetta. Allora arrivederci, vi aspettiamo qui fra qualche mese.